Live Social. Live Social è Radio News 24 con Matteo Di Lillo. Amici ascoltatori, ci spostiamo a Boves, in provincia di Cuneo, in Piemonte, per andare a conoscere più da vicino la realtà di uno studio che si occupa sia di architettura sia di design. Do quindi il benvenuto alla titolare di questo studio, che si chiama 1881, l'architetto e designer Sara Pizzo. Ben trovata, Sara. Ciao, buongiorno. Allora, Sara, vorrei anzitutto chiedere da dove viene questo nome, Studio 1881. È molto semplice. Io mi sono iscritta all'Ordine Architetti di Cuneo e mi hanno assegnato il numero 1881 e da qui l'idea di dare il nome allo studio. Cristallino, limpido, chiaro, non si poteva essere più chiari di così. Allora ti chiedo, Sara, insomma, di cosa vi occupate in questo studio? Principalmente io mi occupo di ristrutturazione sia di abitazioni che di esercizi commerciali, ristoranti e bed and breakfast e quindi case e progettazione architettonica e degli interni. La maggioranza dei miei clienti mi contattano quando hanno intenzione di riorganizzare casa, sia per cambiare il look sia magari per renderla più adeguata alle funzionalità della famiglia. Quali sono gli elementi, diciamo, essenziali quando si parla di una ristrutturazione che non possono mancare? Non può mancare il colore, quindi lo studio del colore e delle luci, perché l'illuminazione è molto importante sia per la resa estetica ma anche per la piacevolezza poi dell'abitare. Non può mancare ovviamente lo studio degli arredi, quindi la disposizione, gli abbinamenti, rispetto per dare uno stile che deve essere completo e univoco in tutta la casa. E poi ovviamente i rivestimenti e i pavimenti sono anche questi molto importanti. Ecco, direi che la cosa più importante è cercare di dare uniformità al progetto, quindi, perché si rischia magari di mettere delle cose che non si abbinano insieme tra di loro, anche se di per sé sono molto belle. Un'altra cosa da fare molta attenzione è lo spazio di manovra. Molte persone non si rendono conto, magari in negozio, di quanto può essere grande un mobile per esempio, penso, molto spesso succede con l'isola della cucina. Tutti si innamorano dell'isola della cucina, ma poi bisogna vedere se entra dentro la cucina. È vero che c'è stata l'esplosione, no, delle isole, tutti quanti in un periodo l'abbiamo preso dagli americani. Allora, ultima domanda, grazie mille anzitutto per questi consigli che ci hai dato. Sara, se vuoi lasciare dei canali social o un sito web dove i nostri ascoltatori possano mettersi in contatto con voi qualora avessero bisogno di farvi altre domande. Sì, senz'altro, ci possono raggiungere sia tramite il nostro sito, che è www.studio1881.it, altrimenti siamo presenti anche su Instagram e su Pinterest e anche su Facebook. Per i consigli gratuiti siamo sempre disponibili per dare piccoli, diciamo, consigli, poi chiaramente il progetto ha una tariffa. Certo, ma quello poi, insomma, in caso si vede dopo. Grazie mille, Sara. Grazie mille, Sara Pizzo, Studio 1881, e un grande in bocca al lupo per il futuro. Grazie, ciao, buona giornata. Altre interviste sulla nostra pagina Facebook Live Social Radio, Matteo Di Lillo, Radio News 24. Live Social.